palla 2 alzata dal primo arbitro Alessandro Tirozzi, viene controllata, poi pallone che arriva dentro per lo svitamento a canestro e padrone di casa dice a Schenbacher con Elisabetta Tassinari che segna. Le squadre devono cominciare a darsi da fare, qui il tiro da 2, pallone adesso prova a buttarsi dentro, difesa di Elsa Polson, arriva al rimorchio e segna a 14 ma la Molisana campo basso, qui segna Faenza a 4, Jesam Lucca e parte in graffa crema a 2, RMB Brixia Basket e Brixia Basket a Tassinari e qui il contropiede a segno per le ospiti, piazza, pallone dentro, questo è un gran canestro, qualche difficoltà, poi però bel pallone dentro, prende con questo pallone dentro, molto bello, hanno un possesso extra e lo sfruttano. Ora invece il tiro da 3, questo va a segno su Ingrid Poisar, lungo linee esterne, poi sotto, poi leitmotiv di Parking Graf che infatti il fallo in più in questo caso è anche parte della strategia. È un secondo tentativo, questo va dentro, Beatrice ospiti, da lì riesce a trovare numero 4 Alice Nori, Madeleine Garrick prova lei da 3 e segna, Madeleine Garrick, ospiti che provano il contropiede con Rayleen Dalì che deve riaprire ancora il tiro da 3 e questa volta segna Francesca Melchiori, quindi palla in angolo, ancora da 3, ancora segno Lucia Missanelli, tanto dentro il primo per Beatrice Merez, Lucia Missanelli va giù, altro fallo nella zona di San Giovanni per poi andare a scaricare le compagne, chi vuole l'entrata, lo scarico e chi, attenzione, canestro e fallo, il tiro libero aggiuntivo di Massanicava che va dentro, numero 7, qui intanto penetra e scarica per il tiro da 3, apertura di Rally Dalì, Jasmine Dicchi, arresto, tiro, canestro per Senicaba, vuole qualcuno sotto, consegna per questo canestro Elisabetta Tassinari, questa volta Elisabetta Tassinari, Emilia Bove da 3, non va, palla che rimane lì, la conquista Maria Lazzaro, Emilia Bove riapre, Lucia Missanelli e questa volta il tiro da 3 entra, l'uscita poi di, poi ancora un canestro, Maria Lazzaro converte il gioco da 3 punti, ora Gitti, arresto tiro e con il tabellone 4 secondi, Garrick si butta dentro, subisce fallo, poi 4 esterne, per forza si va a creare un mismatch, Elsa Polson, secondo tentativo, questo va dentro con 8 su 12 al tiro, Schenbacher riapre, buona circolazione da 2, questo tiro di Lucia Missanelli, quando parti col passo sbagliato è quasi istintivo se vogliamo, qui nel match, qui Massenicava riesce
in qualche modo a segnare. Vediamo, e qui provato a ripartire l'Ambrusti Basket, non c'è stata la possibilità, finisce la gara. 72 Parking Graf, 64 per Bruschi Basket. Ci fermiamo qui anche noi.